Buongiorno a tutti, oggi un nuovo video e un video particolare, come sempre, diverso dal solito, come sempre, e possiamo iniziare partendo dalla sigla, quindi sigla. Innanzitutto vi dico già cosa parliamo e come avete già notato del... No, come non avete notato perché non si nota da queste cose. Sono incavolato perché fanno arrabbiare queste cose. Adesso vi spiego. Partiamo dall'inizio. Un giorno, tipo ieri, mi è venuta la curiosità di andare a cercare quante sonde sono state realizzate. Dunque, le sonde per andare su Marte, in questo caso. Ne ho viste un bel po' e partiamo e ve le inizio a elencare tutte, poi vi spiego il perché sono incavolato. Unione Sovietica, quindi parliamo intorno agli anni 60 fino agli anni 80, Mars Nik 1-2, poi abbiamo Sputnik 1 e 2, no scusatemi, 22 e 24. Cosa ho scritto? Non so manco leggere. 22 e 24, sì. Sputnik, vieni qua che ti sputo io, vieni qua. Puh! Lasciamo stare sempre così, se la fine. Comunque, Sputnik 22 e 24, Mars 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qui è un'altra, una serie TV sempre. E poi abbiamo, Zond 2, Cosmic 419, Phobos 1-2 e basta, per fortuna hanno smesso perché a parte che l'Unione Sovietica è morta, mi sembra che sia sì. Quindi, e vi chiederete, dopo queste miliardari, sì miliardari, buonanotte, queste miriade di razzi, sì di razzi, non sono più, miriade di sonde mandate verso Marte saranno andate più o meno la metà, quindi 6, 7, no, una. Che però ha mandato poche foto, cioè ne 3. Però hanno mandato niente perché sono morto subito dopo. E quindi in realtà una ha mandato pochissime foto, quindi il risultato 0. Quindi, invece partiamo con gli Stati Uniti, che qui un'altra caterba. E ci sono, e c'è un... una serie TV sembra. Partiamo con Mariner 3, non saltiamo l'1 e il 2, passiamo subito al 3, il 4, il 6, quindi saltiamo anche il 5, gli Stati Uniti, il 6, 7, l'8, il 9 e anche il 10. Poi abbiamo Wink 1, 2, poi Mars Sever, Mars Global, Survivor, Mars Pathfinder, Mars Climate Orbiter, Mars Polar Lander, qui se mettiamo un 2001 a caso, Mars Odyssey, Mars Exploring Rover, Mars Reconnaissance Orbiter, Phoenix, Mars Lander, Mars Science Laboratory, Maven Instinct e Mars 20, Mars 2020, e che sarebbe per Sever Ingenuity. E qui per fortuna almeno 13 sono andate a buon fine, anche hanno avuto un ottimo risultato, ma c'era il caso di farne 21? Forse no. E adesso passiamo con la Russia, che ha fatto Mars 96, Phobos, Grunt, nessuna delle due è andata a buon fine. Poi abbiamo il Giappone, sì, il Giappone, che abbiamo Nozomi, che non ha proprio un fine. Abbiamo l'Unione Europea, quindi l'ESA, Mars Express, ex Mars, e poi lì sono andate abbastanza a buon fine. L'India, Mars Orbiter Mission, che è ancora in corso. E poi abbiamo gli Emirati Arabi con Emirates a Mars Mission, è andato a buon fine. Cina, abbiamo la Cina, Tan Wen 1 e Tin Yau 1. Diciamo che Tin Yau 1 è andata malissimo e Tan Wen 1 diciamo che più o meno è una missione simile a quella di Perseverance, che infatti è un rover. E adesso più o meno, io non li ho detti tutti perché sennò qui andavamo oltre i 10 minuti. Ce ne saranno altri che non ho detto. Però la cosa che sta di fatto è che
C'è il caso di farne tutte, ma non è che magari comunque anche gli stati possono collaborare per farne una decente. Possiamo per esempio mettere a paragone, non proprio, però vabbè, l'ISS, che sarebbe l'Associazione Spaziale Internazionale, che hanno collaborato tutti e casualmente adesso funziona, cioè funziona, ma perché hanno collaborato tutti, hanno messo impegno tutto il mondo, almeno quasi. E non possono farlo con i satelliti, sarebbe magari più produttivo? Secondo me sì. Però il problema principale è che sono arrabbiato con gli Stati Uniti, cioè questa sì, con gli Stati Uniti, buonanotte, con il mondo, tra virgolette, con tutti i paesi che hanno fatto 3.000 sonde spaziali che maggior parte non sono andate a buon fine perché manco esplodevano praticamente quasi tutti in qualsiasi modo, parne almeno una giusta? No? Vabbè. E infatti di inquinamento ci parlerà al TG di Gianfrancaldo, che manderemo la linea a lui. Non puoi creare un altro TG senza il mio consenso, sì, senza il mio consenso, scusami, ma se l'hai sponsorizzato pure. Per stavolta si faccia deliscia, ma la prossima volta sappi che ne combinerò una grossa, quel TG Gianfrancaldo. Buongiorno a tutti, oggi parleremo dell'inquinamento, però prima un video, vai regia. Come avete visto dal filmato, vediamo molto spazzatura ed è molto maleducati. Molto maleducati buttano per terra questa spazzatura. Dobbiamo evitare di buttare la spazzatura per terra: 1 perché inquina, 2 perché inquina, 3 perché inquina, 4 perché inquina, e poi moriremo tutti a causa dell'inquinamento e del riscaldamento globatico. E possiamo pensare anche a quando spendiamo razzi, inquiniamo tantissimo. Ma almeno è un inquinamento molto abbastanza utile, poi dipende dalle situazioni. Volevo solo dire che questo TG è in collaborazione con la Serafina un TG e ci vediamo ad un prossimo TG, buon proseguimento del video. Come ha detto Gianfrancaldo, sì, i razzi inquinano, ma non l'ha detto in modo precisissimo. Perché di per sé i razzi, i satelliti, in teoria non inquinano, perché partono dalla Terra tramite l'idrogeno, quindi alla fine non procurerebbero in teoria CO2, ma come vengono costruiti e come viene preso l'idrogeno, produce CO2. Quindi in sostanza è inquinante, inquinano, diciamo che. Se fatta bene, questo inquinamento può andare bene, cioè, in sostanza va bene, ci serve per scoprire cose. Quindi io dico va bene, però facciamo un criterio più limitativo, nel senso che se il mondo si riunisse a fare un satellite funzionerebbe benissimo con
Cioè, con tutte le sulle funzionalità ne abbiamo creato uno, abbiamo inquinato di meno, non abbiamo creato 300.000, è quello che mi fa arrabbiare. Quindi, in conclusione, fa schifo la produzione di satelliti, sì, l'ho detto. Però, non, attenzione, non vi sto dicendo che non fate più satelliti, non fate più razzi, perché sono il primo a dire continuate a scoprire così, però magari in una maniera più limitante, se so, come ho detto prima. Sì. Avete capito, vero? Sì. Yeah. E niente, il video è finito e ci vediamo a un prossimo video. E ciao! Che conclusione schifosa.